Transustanziazione, presenza reale e sacrificio. Queste sono le tre sillabe del culto eucaristico. Transustanziazione, il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Presenza reale, quindi Gesù è vivo e vero, non è una presenza metaforica. Il sacerdote dice questo e rappresenta il mio corpo, simboleggia il mio corpo. Dice questo è il mio corpo. Hoc est enim corpus meum. Corpus meum, questo è il mio corpo. Questo è molto importante da cogliere, la presenza reale, per cui poi ci si mette in ginocchio spontaneamente. E infine, vi dicevo che non per ultimo, ma la sua importanza ce l'ha, il sacrificio, cioè la messa ripropone il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce. È qualcosa di solenne, miei cari figlioli. La messa è tutto e oggi siamo al cuore del cattolicesimo romano. La messa è tutto. Gesù rinnova nella persona del sacerdote l'offerta di sé al Padre per la salvezza del mondo intero. È un sacrificio incruento, non c'è spargimento di sangue, ma è sacrificio. Nuovamente Gesù si offre al Padre per la salvezza del mondo. E tutto questo è stato istituito come festa nel 1247 a Liegi. Però, perché c'era stato un vescovo, ecco, questo invece è il quadro di Raffaello, come vi dicevo, vedete che al centro c'è l'altare con l'Eucaristia, mentre i filosofi, la disputano sul sacramento, e mentre i filosofi discutono tra di loro. Discutono i filosofi e al centro, in un'ostia, in un po' di pane, c'è Dio vivo e vero. Questo, guardate, l'agire di Dio resta, non riusciremo mai fino alla fine del tempi a esaurire da noi stessi la grandezza, la profondità, l'insuperabilità del mistero eucaristico. Facciamo ancora qualche passo in avanti. Questa festa del Corpus Domini è nata in Belgio per rispondere al primo eretico eucaristico, per quanto ne sappiamo, che si chiamava Berengario di Tours. Era un vescovo francese che negava che nell'Eucaristia ci fosse la presenza reale. E allora in Belgio hanno organizzato questa celebrazione festiva per adorare la presenza reale. Tuttavia, quello che sappiamo è che l'introduzione di questa festività nel calendario liturgico romano si deve principalmente a Giuliana di Cornillon, una monaca agostiniana vissuta nella prima metà del XIII secolo, cui aveva parlato Gesù come Gesù aveva parlato a Santa Faustina Kowalska e a Santa Margherita Maria Lacocque. Santa Margherita Maria Lacocque è il Sacro Cuore, Santa Faustina di Gesù Misericordioso, ma pochi sanno di questa Giuliana di Cornillon vissuta nel XIII secolo, il Corpus Domini. Gesù chiedeva l'istituzione della festa e questa suora diceva: io come faccio? Sono una suora. Gesù dice, come avrebbe detto poi a Margherita Maria Lacocque: ti manderò un sacerdote secondo il mio cuore, a Santa Faustina che avrebbe provveduto. Così ha provveduto perché le ha affidato un padre spirituale che si chiamava. E questo padre spirituale era un sacerdote, Jacques Pantaleon, che diventerà papa con nome di Urbano IV. Pensate che storie. Allora la monaca diceva a questo padre che Gesù gli avrebbe dato un giorno un segno per istituire questa festa. Accade il miracolo eucaristico di Orvieto, Bolsena. Il Papa si mette in ginocchio quando gli introducono il corporale intriso di sangue e l'ostia divenuta carne, e così chiede a San Tommaso d'Aquino di istituire questa festa del Corpus Domini, precettando la Chiesa affinché si faccia una processione eucaristica in tutto l'orbe cattolico, soprattutto a Roma, il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità. Ecco, questa è l'origine della festa e nel corso dei secoli noi sappiamo come si è realizzata questa festa.